niente, qua è un continuo di notizie clamorose. Dopo quella di ieri brutta per i tifosi del Milan per quel che riguarda Donnarumma, ragazzi miei, Cristiano Ronaldo starebbe pensando seriamente di lasciare il Real Madrid. Perché dico questo e perché è arrivato a questa decisione? Io qualche giorno fa ho fatto un video in cui appunto parlavo del fatto che Cristiano Ronaldo deve molto probabilmente al fisco spagnolo circa 14 milioni di euro di tasse non pagate per i suoi diritti d'immagine. Ovviamente la notizia non è confermata, ci sono delle indagini in corso e si sta cercando di capire se Cristiano Ronaldo effettivamente possa essere o meno colpevole. Ma quello non spetta a me, spetta alla giustizia spagnola. Il problema è che si è creato un caso di quelli esagerati e Ronaldo si sarebbe stancato di queste voci, di questa situazione, a tal punto che avrebbe parlato con il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e gli avrebbe dichiarato che vuole assolutamente abbandonare la Spagna per andare altrove. D'altro canto, il Real Madrid sappiamo che lo sta supportando in tutti i modi possibili, sia nei rapporti con la stampa, sia proprio nei rapporti diretti col giocatore, perché ovviamente crede che Ronaldo sia in buona fede e gli vuole credere. Ma il problema è un altro, che Ronaldo appunto avrebbe deciso di abbandonare il Real Madrid. Sappiamo qual è la filosofia appunto del Real Madrid, che quando si trova davanti a una situazione di un giocatore che non vuole più restare, è ovvio che preferisce cederlo anziché tenerlo in casa e tra l'altro pure scontento. Quali sarebbero quindi gli scenari possibili qualora la notizia fosse realmente confermata, ossia che Ronaldo se ne vuole andare? Ragazzi miei, ci sono tantissime squadre disposte appunto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo, prime tra tutte la Cina, ma credo che questa sia un'opportunità abbastanza remota, perché sappiamo che Ronaldo insomma ha ambizioni particolari, continua a vincere palloni d'oro e molto probabilmente lo vincerà il prossimo anno. Io non credo che si vada a rovinare la carriera in Cina nonostante i tanti soldi. Poi certo, mai dire mai, dovesse arrivare un'offerta di quelle incredibili, potrebbe anche pensare al denaro, ma non credo che sia quello il caso. Cina a parte, ci sono tantissime altre squadre che si potrebbero aggiudicare il giocatore. Prima tra tutte il Manchester United, sarebbe un ritorno clamoroso, ma soprattutto viste le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che non si sa quello che farà appunto perché è fermo ai box, e soprattutto non si sa se il contratto gli verrà rinnovato, Ronaldo potrebbe diventare la nuova prima punta del Manchester United. Ma non solo, perché il Paris Saint Germain è sempre alle porte ed è una delle poche squadre al mondo che può permettersi di spendere tanti soldi per Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso però ovviamente la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Secondo me, a parità di squadre, Ronaldo potrebbe scegliere di tornare in uno dei club che appunto lo ha lanciato nel calcio che conta, quindi il Manchester United. Ci saranno sicuramente tante altre squadre che proveranno a strappare Cristiano Ronaldo, ma ovviamente la notizia deve essere confermata, ragazzi miei. Non è sicuro che Cristiano voglia lasciare il Real Madrid, ovviamente potrebbe averlo detto solo così, d'impeto, di rabbia, e le cose potrebbero sistemarsi tranquillamente. Una cosa però è certa, ragazzi, che chi vuole Cristiano Ronaldo per assicurarsi le sue prestazioni per le prossime stagioni a venire deve sborsare 180 milioni minimo, potrebbero diventare anche 200, solo per il cartellino del giocatore. Aggiungiamoci poi anche un contratto per quanto riguarda lo stipendio al giocatore, si potrebbe arrivare a cifre che potrebbero sfiorare i 450-500 milioni di euro. Insomma, non stiamo a parlare di zuccherini, ragazzi miei, però voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa situazione, se pensate realmente che Ronaldo abbia pensato di abbandonare il Real Madrid, oppure se siano semplicemente voci che la stampa mette in giro. Ragazzi, lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, voglio sapere la vostra, mi raccomando commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo più tardi con un nuovo video, come sempre Gabbone vi saluta, ragazzi, bella a tutti!